Allora riprendiamo la lezione e... e facciamo il teorema del momento angolare. Prima di cominciare facciamo una dimostrazione semplice, pratica. È mancino lei, vedi che porca miseria, gli ho fatto mettere il guanto sulla sinistra. Se lo metta sulla destra? Allora, facciamo una dimostrazione pratica. E ho bisogno di una persona che venga qui, si metta qua. Mettete a schermo intero la visione del... Lui, venga, qui. Lui è il famoso Sarracino, venga qua. Si mette qua e si mette a braccia aperte. Allora supponiamo, lo vedete il collega? Venga un po' più avanti? Sì, un po' più là, un, po più là, un po più là, così. Il saracino. Supponiamo che lui sia un sistema di punti materiali no? e supponiamo, per semplicità, visto che è molto magro, si giri verso là: è molto magro, il giubbotto lo gonfia. Che sia, i, suoi, i due punti materiali siano le sue mani, no? una massa M1 qui e una massa M2 all'altra mano, si metta in orizzontale. E adesso invochiamo due forze uguali e contrarie, guantate. No? Io mai avrei pensato nella vita mia di mettere un contraccettivo a un vettore, però oggi lo facciamo. Venga qua, lei, no? Venga qua. E punti la mano in avanti, così no? e lei si mette in direzione opposta e punta la mano di là. Allora queste sono due forze, no? lui è un sistema di punti materiali. Supponiamo che le due forze siano uguali ed opposte, cioè che queste due forze spingano nella stessa direzione. Piano è, eh? appoggiate la mano e lo spingete sul petto, al centro, al centro, forse lungo la stessa direzione quindi sono uguali d'opposte, la loro somma è nulla, la risultante delle forze esterne è zero, per quanto loro spingano, il centro di massa di questo sistema rimane fermo, perché il risultante delle forze nulle, centro di massa nulla. Una massa sta qui, una massa sta all'altra mano, supponiamo che siano uguali, il centro di massa sta al centro, no? quindi in un sistema di punti materiali Due forze uguali ed opposte con risultante nullo danno accelerazione del centro di massa a zero. Non posso mai mettere un moto in un sistema di, di punti materiali? Non lo posso mai fare? Sì che lo posso fare. Se Lei spinge sul gomito e lei spinge sull'altro gomito. Le due forze. Fermi! Che vi ho detto di partire? No, mi rovinate. Mazza, lei è proprio moscio, neanche riesce a tenere le braccia. Non ce la fate nelle braccia dritte, ragazzi. Da quando stavo a casa, eppure. Allora, due forze uguali ed opposte, risultante zero sempre, perché la somma dei vettori è sempre zero. Centro di massa rimane fermo, però il sistema si mette in moto. E che fa in particolare? Ruota il sarracino ruota fermi là quindi acquista la massa M1 acquista momento angolare rispetto all'asse di rotazione la massa M2 acquista momento angolare il momento angolare totale del sistema diventa diverso da zero quindi due forze anche se uguali ed opposte se però non hanno lo stesso asse di applicazione sono, danno luogo a una rotazione. Adesso guardiamo bene, la sua forza. Lei tenga il braccio su, lei il braccio non lo poggi, ma lo faccia andare qua. Oltre, faccia passare sotto l'ascella il suo braccio, cioè si metta così e sta cadendo così. questa forza qua che in momento esercita? Devo fare il raggio vettore che va dal polo che prenderò sull'asse alla posizione della forza vettore questa forza il momento chi è? è un vettore verticale no? ed è diretto come? è diretto verso il basso okay? il momento di quella forza lì è un vettore verticale diretto verso il basso la somma dei momenti di queste due forze è diversa da zero perché sono tutte e due verso il basso quindi il momento complessivo è diverso da zero e si ha rotazione adesso lei si sposti dall'altra parte Spingete tutte e due sul gomito, che succede? Succede questo. Rimettetevi nel, nel quadro. Allora, in che caso sono? Forze uguali si sommano, forza netta diversa da zero, accelerazione del centro di massa. Il centro di massa si muove. Ok? Momento di questa forza tende ad imporre una rotazione antioraria. Momento di questa forza tende ad imporre una rotazione oraria, i due momenti sono uguali ed opposti, la somma dei momenti è zero, il sistema non si pone in rotazione. Quindi capite benissimo che se è un sistema di punti materiali sottoposto a forze esterne, se le forze esterne esercitano un momento complessivo diverso da zero, avrò una rotazione del sistema. Chiaro? Allora andiamo con la carta, grazie mille. Quindi vogliamo ricavare un eh, teorema del momento angolare e cioè mi voglio, voglio domandarmi: va bene? Se in un sistema di riferimento inerziale ho X, Y, Z ho un sistema di punti materiali, no? e il generico punto. Di massa M con I a un certo istante a una velocità V con I, mi voglio ricavare eh, qualche cosa relativo al momento angolare. Mi domando, e qua c'è una leggera differenza rispetto al vostro libro di testo. Mi domando se io scelgo un polo omega che si trovi in una certa posizione, quant'è il momento angolare di questa massa MI che si muove con velocità VI rispetto al polo omega? Beh, se P è la posizione in cui si trova il mio punto, se questo è, chiamiamolo anzi, scusate, P con i, perché trattiamo del punto Iesimo, se questo è il raggio vettore ω, con i che va dal polo alla posizione in cui si trova il punto iesimo, allora dovrò dire il momento angolare della massa MI rispetto al polo, omega è dato da il raggio vettore che va dal polo alla posizione in cui si trova il punto, vettor la quantità di moto MI. V con I dovrò scrivere questa cosa. Questo è vero per tutti i punti del sistema no? adesso non mi fate disegnare tutti i punti del sistema è vero per m1, è vero per m2 è vero per mn è vero genericamente per il punto iesimo allora definisco momento angolare totale del sistema che cosa? la somma dei momenti angolari di tutte le masse quindi il momento angolare del sistema sarà la sommatoria su I, che va da 1 al numero di punti dei momenti angolari L con I, ovvero la sommatoria su I di omega P con I vettore MIV con I, definisco in questa maniera. Allora adesso devo dire: va bene, voglio studiare se il momento angolare del sistema nel tempo cambia o non cambia. No? Allora che faccio? Esattamente la stessa cosa che ho fatto quando ho ricavato il teorema del momento angolare per il punto materiale, cioè dico, calcoliamo la derivata di L rispetto al tempo. Cioè mi devo calcolare la derivata del momento angolare complessivo rispetto al tempo, cioè mi voglio calcolare la derivata rispetto al tempo della sommatoria su i omega p con i vettor mi v con i voglio vedere come va questa cosa qua adesso guardate bene no? mentre il sistema di punti materiali si muove no? cioè un istante dopo in cui io ho scattato questa fotografia del mio sistema di punti materiali, magari il sistema di punti materiali si muove e andrà a finire in questa posizione qua. No? Il punto M con I eh, avrà seguito una certa traiettoria e si verrà a trovare in questa posizione qua e avrà una velocità diversa. No? In questo movimento cambia V con I. Cambia omega P con i e cambia anche la loro orientazione relativa, cioè l'angolo che formano i due vettori. Quindi quando vado a derivare in questa grandezza qui, eh, io devo derivare entrambi i termini. No? Allora, quando faccio questa derivata? Prima di tutto dico va bene, la derivata di una somma è la somma delle derivate. Quindi d su dt passa dentro la sommatoria. E questo è facile. E quindi ho sommatoria. Su i derivata rispetto al tempo di omega con I, vettore mi v con I. Avrò questa espressione qua. Quando vado a derivare la parentesi, tutti e due i termini del prodotto vettore dipendono dal tempo. Quindi devo applicare la regola di derivazione di un prodotto di funzioni, quindi questa mi dà. Questo mi dà sommatoria su i adesso io sta sommatoria su i la devo scrivere 500 volte oggi, no? Sommatoria su i, sommatoria su i, sommatoria su i. Allora noi, siccome siamo einsteiniani, facciamo come Einstein. Einstein era un pigrone, ma un pigro vero, no? Dice, ma se c'è un indice, vuol dire che c'è una sommatoria, no? E la sommatoria non la scrivo perché mi fa risparmiare tempo. D'accordo? Quindi io posso dire, anzi, scriviamola, se no per confonde, va, perché già vedo le facce qua in, delle forze interne, certe facce hanno fatto. Allora, questa è sommatoria sui derivata del primo termine omega con i rispetto al tempo vettore mi V con I più omega con i, vettore derivata rispetto al tempo. Di M V con I, ottengo questa cosa. E adesso qui ho un problemino. Qual è il problemino? Che è proprio la difficoltà di questa dimostrazione, ho la derivata del vettore che va da omega a p con i. Guardate bene. Potrebbe essere che io mi sono scelto come polo un punto che è fisso, no? Allora, il vettore omega p con i nel tempo può cambiare perché il punto si sposta, la massa m1 si m si sposta, no? Omega è fisso. Però ci potrebbe essere il caso che siccome sono un ingegnere pazzo scatenato, io ho scelto il polo rispetto a quale calcolo i momenti in un punto che si muove, no? cioè può essere che nel tempo in cui il sistema va da questa posizione a questa posizione qua, io, il mio polo si muova. No? Allora il vettore omega P con I può cambiare sia perché si muove la massa MI sia perché si muove il polo no lo capite benissimo e allora qua devo fare un ragionamento di questo tipo che è questo va bene se io qui segno quello che sono stato abituato a definire come il vettore posizione della massa mi si chiama r con i se qui segno r e chi è R con omega? è il vettore posizione del polo no? allora tra i tre vettori che formano questo triangolo il triangolo O P con I e omega, questo triangolo qua tra i tre vettori sostituisce una relazione e qual è la, la relazione? che la somma di R omega più omega P con I cioè la somma di questo vettore più questo vettore qui deve essere uguale esattamente al vettore R con i ho questa espressione qua allora questa cosa qui me la copio me la metto qui Me la incollo qui e dico va bene. Allora questo vuol dire che ωp con i può essere scritto come r con i meno r di omega. E allora questa espressione qua la posso mettere qua dentro e ricavo, ricavo uguale. Uguale sommatoria su i derivata di R con I meno R di omega rispetto al tempo vettor M con I V con I più omega P con I. E intanto vi chiedo una cosa: no? Chi è sta quantità che sta qua dentro? Non si legge. Chi è? La quantità di moto. È la quantità di moto del punto iesimo. E chi è la derivata della quantità di moto del punto iesimo? Chi è? La forza. È la forza che agisce sul punto iesimo. Cioè, se la quantità di moto della massa MI cambia, vuol dire che c'è una forza che agisce. Vuol dire che in quell'istante su questo punto P con I, sta agendo una forza, la disegno a caso, eh? sta agendo una forza che è F con I. Allora, allora, qui, in questa espressione qui, al posto di quella quantità, ci metto la forza che agisce sulla massa M con I, d'accordo? Adesso abbiamo fatto, cioè le difficoltà sono finite, perché guardate bene, in questa derivata la derivata di una differenza è la differenza delle derivate, no? Quindi questo è sommatoria su i, questo è drI rispetto a T meno dr omega rispetto a T, prodotto vettore. MIV con I vettor eh, più, scusate, più più omega P con vettor. Adesso, qui vi chiedo una cosina: la forza iesima che agisce su uno dei punti del sistema di punti materiali da dove può originare? La forza iesima che agisce su uno dei punti del sistema da chi può essere esercitata? Dall'esterno, cioè da quelli che stanno online, ma anche dall'interno, no? Quindi questa forza iesima ci avrà una parte che è di natura interna e una parte che è natura, di natura esterna, esattamente come abbiamo detto ieri. No? Allora guardate bene che succede qui? Succede che ho il primo termine qui, chi è? Questo è, sommatoria. Su i. Chi è la derivata di ri rispetto al tempo? La velocità di chi? Del punto iesimo. Chi è la derivata di R omega rispetto al tempo? è la velocità del polo. No? Allora posso spezzare questo prodotto vettore in due parti. Uno è V con I vettor mi V con I più, anzi scusate, meno meno V con omega vettor mi V con I più ωp con i vettor f con i, i più ωp con i vettor f con i esterne. Tutto ciò tra parentesi. No? Qui prima scusate, ho dimenticato una parentesi quadra, cioè la sommatoria ovviamente è riferita a tutti, eh? Insomma, tutti i termini con la i. Ora vi domando, così semplifichiamo un po' di cose. Questo primo termine qua quanto vale? MIV quadro dalle forze interne. Vediamo se le forze esterne hanno un'idea migliore. Quanto vale? I due vettori sono paralleli? Questo è V, questo è parallelo a V perché è uno scalare per un vettore. Il prodotto vettore di due vettori paralleli è nullo. Questo termine qua è zero. Allora che mi rimane? Mi rimane. Spostiamo tutto verso l'alto. Mi rimane uguale. Uguale. Guardate qui che rimane. Sommatoria. Di tutto questo termine qua, vedete che in questo termine v omega è uguale a tutti, oppure scriviamolo, va. Scriviamo così, meno sommatoria su i, v omega vettor mi, v con i, più sommatoria su i, omega p con i, vettor f con i di natura interna più sommatoria sui omega picconi vettor le forze di natura interna scritto in questa maniera e adesso vi domando chi è questo termine qua che sta dentro la sommatoria omega picconi vettor la forza che agisce sul punto I di natura esterna. Chi è? È il momento della forza. È il momento della forza esterna che agisce sul punto iesimo. D'accordo? Chi è questa quantità qui? Il momento della forza interna che agisce sul punto iesimo. In questa sommatoria qui V omega è costante, lo posso portare fuori e quindi ho meno V con omega vettor la sommatoria I mi V con I più la sommatoria su I dei momenti delle forze interne. Più la sommatoria sui dei momenti delle forze esterne esercitate sui punti. Ok? Allora adesso lo diciamo e poi lo dimostriamo. Questo termine qua è zero, cioè la somma dei momenti delle forze interne. È a Vi ricordate che nella dimostrazione del teorema del centro di massa noi abbiamo detto la somma delle forze interne è zero. No? Qui diciamo che la somma dei momenti delle forze interne è zero. Allora, se questo è vero, che cosa ottengo? Ottengo meno V omega vettor, chi è questo? La quantità di moto totale? È la quantità di moto totale del sistema, P grande, più chi è questa quantità qua? È il momento delle forze complessivo esercitato dalle forze esterne, cioè lo chiamo momento delle forze esterne. Nell'esempio del vostro collega della giostra del Saracino, no? Questo è M1 e M2. No? I vostri amici spingevano, cioè amici, non vi siete mai visti? No? Spingevano in due direzioni opposte. No? Ognuna di queste forze rispetto al polo che si trova qui esercita un momento. Il momento complessivo è la somma dei momenti. D'accordo? Quindi ottengo questa formula. Ora, questa formula, se mi ricordo. Chi c'era da questa parte? Chi c'era qui c'era dl su dt. Vi ricordate? Questo mi dice che il momento, scusate. Se riordino questa equazione, se riordino tutta questa equazione, ottengo che il momento delle forze esterne complessivo applicato a un sistema è sempre uguale alla derivata del momento angolare rispetto al tempo più la velocità del polo vettor la quantità di moto totale. E questo è il teorema del momento angolare che viene chiamato anche seconda equazione cardinale. della meccanica che mi dice che se c'è un sistema di forze che esercita un momento complessivo il momento angolare del sistema deve cambiare allora ora perché la somma delle, dei momenti delle forze interne è zero no c'è una domanda in aula No, non è costante la velocità di Omega. Sì, la, la, velo, la velocità di, di Omega non è costante, è comune alla sommatoria. E quindi la posso mettere in evidenza. Attenzione, non vi sbagliate. Cioè, in questa sommatoria qui ho tirato V Omega fuori non perché è costante, ma perché è comune. Sì. La, la domanda in classe dice: ma la derivata del momento angolare non sarebbe il momento della forza? E beh, è quello che sta scritto sulla lavagna. La derivata del momento angolare è il momento della forza, però c'è un pezzo in più rispetto al caso del singolo punto materiale che è dovuto alla velocità del polo. Allora, però, prima che commentiamo questa equazione, eh... Anzi, diciamolo subito che così è chiaro per voi, visto che vi mette... Quando noi abbiamo ricavato il teorema del momento angolare per il punto materiale, per non scandalizzarvi troppo, il vostro libro di testo prende il polo nell'origine del sistema. Quindi il polo è automaticamente fermo. Se avessi fatto la dimostrazione come oggi... Avrei avuto anche in quel caso un termine v omega vettor, la quantità di moto della particella, mv. Ok? In quel caso l'abbiamo fatta semplice per non sconvolgervi. Oggi però no, perché dobbiamo fare un passettino avanti. D'accordo? Allora, stavamo commentando sul perché questa sommatoria che abbiamo crociato qui in rosso è uguale a 0. Allora, non facciamo una dimostrazione generale, facciamo una dimostrazione banale nel caso più semplice di tutti, il sistema di due punti materiali. No? Guardate che succede in un sistema di due punti materiali. Supponiamo di avere due soli punti, chiamiamolo il punto iesimo e il punto giesimo di un sistema. Supponiamo che questi interagiscono con una forza interna, questa è la forza che I esercita su J, allora so che per il principio di reazione ci deve essere una forza che J esercita su I. No? Questo abbiamo capito. Adesso diciamo va bene, supponiamo che io abbia un polo e che mi voglia calcolare rispetto a questo polo. Il momento di queste forze. No? Allora dovrò dire: questo si trova nella posizione P con I e ho un raggio vettore che va dal polo alla posizione dove si trova il punto iesimo. Questo è la posizione del punto, chiamiamolo Pj, e avrò un raggio vettore che va da omega alla posizione in cui va il raggio j. Adesso mi domando: che momento esercita la forza che agisce su i, cioè questa forza qui, e dovrò scrivere ωp con i vettor la forza che j esercita su i. Che momento esercita la forza che i esercita su j? Dovrò scrivere più omega ωpj vettor f che i esercita su j. E questo è il momento complessivo delle due forze, è la somma dei due. No? Adesso guardate, io so che fij è uguale a meno fji, cioè che le due forze per il principio di azione e reazione devono essere uguali opposte. Allora guardate bene, che cosa succede ad esempio se io qui, al posto di fij, ci sostituisco meno fji, ottengo omega P con i vettor fji meno omega pj vettor fji. No? Allora questa fji la posso mettere a fattore comune e quindi ottengo qua uguale, uguale omega pi meno omega pj vettor fj. Ottengo questa cosa. Adesso, questo vettore qua, la differenza di questi due vettori, in questo disegno qua, chi è? La differenza di questo e di questo: chi è, è il vettore che va dalla punta di un? Perché qual è la cosa importante? È che il vettore di differenza lungo che direzione è? No. Lungo che direzione è? È lungo la direzione della forza. No? E allora questo prodotto vettore qua, quanto vale? 0. Ok? Quindi questo prodotto vettore è nullo. Il momento complessivo delle due forze è zero. cioè le forze interne... Compiono un momento delle forze interne totale che è nullo. Questo è vero per tutte le coppie di forze interne del sistema e quindi la somma dei momenti delle forze interne è sempre zero. Ok? Allora un commentino quindi: noi abbiamo ricavato questo teorema del momento angolare. Lo scriviamo qui. Abbiamo ricavato che il momento delle forze esterne complessivo è sempre uguale alla derivata del momento angolare rispetto al tempo. Qui io ci dovrei mettere, ragazzi, ci dovrei mettere il suffisso omega eh, per dire, guardate, che le forze, il, eh, il momento delle forze e il momento delle quantità di moto devono essere calcolate rispetto allo stesso polo, no? chiaramente, però non ce lo metto, ragazzi, l'abbiamo capito, più la velocità del polo vettor la quantità di moto. Ma la quantità di moto totale del sistema si può scrivere come la massa per la velocità del centro di massa. E allora io, guardate bene, questa è l'espressione del teorema del momento angolare. Ma questo teorema... Assume una forma molto semplice quando questo termine qua è zero. Ci sono due casi molto semplici in cui questo termine qua è zero. Il primo, banale qual è? Scelgo il polo. Prima, la scelta più banale qual è? Non nell'origine. Scelgo il polo fisso, polo fermo. V di omega uguale a zero. Questo termine non c'è. L'altro l'ha detto un vostro collega in aula. Scelgo il polo nel centro di massa. Allora, se il polo è nel centro di massa, qui avete il prodotto vettore di V del polo più, che è quella del centro di massa, vettore mv del centro di massa vi viene 0. Ci sono altri due casi in cui questo termine è zero. Il primo è quando il polo si muove con la stessa velocità del centro di massa, pur essendo un due punto diverso. No? E quindi l'altro è quello in cui il centro di massa è fisso, ovviamente, d'accordo? Allora, nel caso semplice, cioè se io sono un ingegnere che ha capito che non mi voglio complicare la vita con Bill Gates, no? allora dico va bene. Io uso questa formula qui. se il polo è fisso oppure se il polo coincide col centro di massa oppure le altre due condizioni uso questa formula qui, molto semplice. Ora guardatela bene questa formula qua. È analoga a quella che abbiamo dato per il singolo punto materiale, il momento è la derivata del momento angolare. Chiaro? Però qui ormai il momento non è il momento che avevo prima, ma è la somma dei momenti esercitati da tutte le forze esterne. Il momento angolare chi è? È il momento angolare complessivo di tutto il sistema. Ci siamo? Allora, quindi questo diciamo, mi permette di calcolarmi l'andamento eh, nel tempo del momento angolare di un sistema. D'accordo? Allora, abbiamo fatto prima l'esempio del vostro collega con le braccia larghe no? e abbiamo visto che due forze uguali ed opposte a risultante nulla possono esercitare un momento non nullo e il momento angolare vi cambia. Ok? Allora, questo che cosa mi permetterà di fare in casi semplici quando noi faremo i sistemi di punti materiali? Che cosa mi permetterà di fare? Mi permetterà di determinare se nell'evoluzione di questo sistema questo sistema si mette a ruotare. No? Mi permetterà di determinare la rotazione. Allora, attenzione. Nel caso degli esercizi di sistemi di punti materiali, sono veramente molto pochi i casi in cui veramente noi studieremo la rotazione. No? Dove che le rotazioni verranno studiate in maniera estesa quando noi faremo il corpo rigido, perché allora in quel caso tutto diventa molto più semplice, no? lo vedremo semplicemente. Adesso c'è un'ultima cosa che è il teorema di conservazione del momento angolare. Teorema di conservazione del momento angolare. Che cosa mi dice il teorema di conservazione del momento angolare? Che se io ho un sistema di punti materiali che è sottoposto a forze in cui eh, il momento delle forze esterne è nullo, no? se sono nella condizione in cui quel termine sia uguale a zero, allora, quando vado a scrivere l'equazione m uguale dl su dt più v omega vettor p, questo termine è 0, questo termine è 0, e il momento angolare totale del sistema come deve essere nel tempo? Costante. No? Quindi ho che l... deve essere uguale a una costante. D'accordo? Quindi in un sistema non sottoposto a forze esterne che esercitano momento, no? il momento angolare totale deve essere una costante. D'accordo? Allora facciamo l'esempio banale che conoscono tutti. L'esempio di Giulia di Amici di Maria De Filippi, la ballerina. No? Allora supponiamo la ballerina schematizzata. È fatta così: è una croce. Fa la ballerina, no? Schematizziamo una ballerina in questa maniera. E cioè, facciamo un esempio semplice, ovviamente. Supponiamo che sia data da due masse, M1 e M2, poste a una distanza 2D, la distanza delle due braccia. No? Quindi supponiamo che. La ballerina sia fatta in questa maniera. Ovviamente è una schematizzazione molto banale. No? Allora supponiamo che Giulia voglia fare un balletto no? e voglia fare uno di quei salti in cui fa una piroetta molto veloce. No? Allora supponiamo che lei salti e abbia nel momento in cui salta a una certa velocità angolare, chiamiamola. Omega 1, anzi questa distanza chiamiamola d con 1. Quindi supponiamo di avere un sistema di due punti materiali costituito da due masse, m1 e m2, e anzi per semplicità prendiamo le masse uguali perché Giulia sarà simmetrica, supponiamo no? che stia ruotando in questa maniera. Adesso io mi domando no? se Giulia sta ruotando con velocità angolare omega 1. Quant'è il momento angolare complessivo del sistema? Supposto che la massa sia solo qui. Oppla. La massa sia solo qui e solo qui. Beh, se sta ruotando, queste due masse fanno una traiettoria circolare, no? E la velocità è? è tangente alla traiettoria. E le, le due velocità in modulo saranno le stesse perché ruotano, le braccia ruotano insieme. No? Adesso se lo guardo dall'alto, io ho una massa M che si muove con velocità V e ho una massa M che sta all'antipodo, l'antipodo che si muove con velocità V. d'accordo? Se prendo il polo al centro, no? quant'è il momento angolare di questo sistema? È il momento angolare della prima massa, e più il momento angolare della seconda massa. No? Quindi quanto è il momento angolare? Eh, chiamiamo questo punto P1, chiamiamo questo punto P2, sarà omega P1 vettor mv, chiamiamola V1, più ω P2 vettore mv con 2. Adesso, il momento angolare di questa massa qua, com'è? È un vettore che esce dal piano della lavagna, perché la rotazione è antioraria e il vettore è perpendicolare al piano della lavagna. Il momento angolare di questa massa, com'è? È un vettore uscente dal piano della lavagna. Il momento angolare complessivo, com'è? È un vettore che esce dal piano della lavagna. Che modulo ha? Quanto è il modulo di questo vettore L? Quanto è il modulo di questo? È il prodotto vettore di due vettori perpendicolari tra di loro. Quindi il modulo è semplicemente il prodotto dei moduli. Quindi è d, la distanza tra omega più 1, per la massa, per la velocità. Il secondo termine è d per la massa, per la velocità. Chiamiamola la velocità in quell'istante v1. Quindi questo è 2, e chiamiamo, scusate, la posizione, abbiamo detto, è d1. Questo è 2 m di 1, per V con 1. Quindi il momento angolare, se Giulia sta ruotando con velocità angolare omega 1 è dato da, qua scrivo 2 m d con 1. V1 la posso scrivere come la velocità angolare di rotazione per il raggio della traiettoria. Quindi ho 2m di 1 al quadrato per omega 1. Ok? Quindi lei fa un salto imprimendosi una velocità angolare e comincia a ruotare. Supponiamo che mentre sta in aria, Giulia porti le braccia al corpo, no? quindi dalla condizione in cui la distanza è 2D1 e le masse si trovano qui, il sistema ruota con velocità angolare omega 1, si porta nella condizione in cui la distanza diciamo, è più vicina. Chiamiamola 2 di 2 e io lo so perché lo so, perché ho esperienza, che la velocità angolare cambia di rotazione. Adesso, quando sono in questa seconda condizione, quanto vale il momento angolare del sistema? Il momento angolare, dopo, chiamiamolo L primo, sarà 2m di con 2 la nuova velocità angolare e d con 2 lo devo elevare al quadrato. Questo sarà il nuovo momento angolare. Ma mentre sta in aria, no? C'è una forza che compie un, un momento, una forza esterna che compie un momento rispetto alle masse? No, perché non c'è nessuna, l'unica forza è la forza peso, ma sulle due masse, quindi stanno a casa, sulle due masse questa mano viene tirata in questa direzione, quest'altra mano viene tirata in questa direzione. Professore, non la sentiamo? Eh, oh, eh, Mica ho tre mani, eh. è come quello della barzelletta del flipper. Questa. No, aspettate un attimo. Allora, due, la forza peso sulla massa M1 tende a far ruotare in questa maniera, la forza peso sulla massa M2 tende a far ruotare i momenti sono uguali da opposti. Quindi il momento complessivo della forza peso è zero. Il momento è 0, il momento angolare deve rimanere una costante. Quindi, prima e dopo i due momenti angolari devono essere uguali. Quindi questa quantità qui deve essere uguale a questa quantità qua. E questo che vuol dire? Vuol dire che 2 m di con 1 al quadrato omega 1 deve essere uguale a 2 m di con 2 al quadrato per omega 2. Le masse e i due si semplificano. Questo vi dice che i rapporti delle velocità angolari devono essere in ragione del rapporto delle distanze al quadrato, che vuol dire che se d2 no, è un quarto, anzi un mezzo di d1, cioè, se la distanza di 2 è un mezzo, la velocità angolare diventa 4 volte più grande. La ballerina aumenta velocità di rotazione e nel tempo in cui fa il salto riesce a fare 2 giri, ad esempio. Ok? Allora, tutto ciò è basato sulla conservazione del momento angolare. Ci faremo degli altri esercizi, però, intanto, come esempio, vi do questo. Allora, quindi, con questo, diciamo. Chiudiamo questo argomento del momento angolare e poi faremo delle chiose domani e aggiungeremo alcune questioni. Ci sono domande? Morta le forze interne, morte le forze esterne. Riprendetevi, mangiate l'Enerbit, le rimettetevi in forze. A domani. Arrivederci, Arrivederci. Arrivederci.